Allora, torniamo sulla questione del grano perché vi proponiamo uno stralcio di un'intervista ben più ampia che andrà in onda nel nostro focus. Ve lo ricordo, abbiamo sentito il professor Onofrio Laricchiuta, è un chimico ed è stato anche consulente della Procura in diverse inchieste, tra cui anche un'inchiesta sul grano. Andiamo a sentire cosa ci ha detto. Fare un campionamento del grano allo scarico della merce nel porto di Bari, ma in qualsiasi altro posto, è impossibile. Il campionamento si richiederebbe, ripeto, energia, tempo e soldi notevoli, perché tenere bloccata una nave nel porto costa, si parla di 100.000 euro al giorno. Se poi non c'è nessuna indicazione del perché questo grano debba essere contaminato, diventa un arbitrio, insomma, non credo che tutti si possano assumere questa responsabilità se non hanno qualche indicazione sulla necessità di bloccare una partita di grano probabilmente contaminata. Cioè la pasta realizzata, pasta farine Sì. realizzate con grano contaminato, continueranno a essere contaminate anche sugli scaffali del supermercato? Potrebbe contenere una quantità importante di questi inquinanti. E, sì, anche se, voglio dire, sì, contiene senz'altro degli inquinanti sugli scaffali, senz'altro. Il consumatore quindi come si regola rispetto a questo? Si deve fidare o vive nell'incertezza? Consumatore si deve fidare, Non c'è altra soluzione. non c'è la soluzione. Insomma, ovviamente nel focus vi Beh, proporremo un'intervista ben più ampia. è molto pesante, è molto grave quello che dice il professor Laricchiuta, perché praticamente ci ha detto che i controlli non vengono eseguiti, di fatto. Quindi non abbiamo nessuna certezza della qualità del grano che viene introdotto in Italia, in questo caso in Puglia, in questo caso a Bari, per essere lavorato, per essere trasformato e per arrivare poi in ultimo sugli scaffali dei negozi, dei supermercati, a servizio quindi della clientela, a servizio dei cittadini. Non mi pare che questa sia una notizia rassicurante e penso che forse valga la pena capire un po' di più su questo aspetto dei omessi controlli, dalle mancate analisi, che una nave possa costare con stallie, contro stallie 100.000 euro o anche di più, questo è un dato di fatto, però io mi chiedo e chiedo un po' anche a quelli che sono gli organismi preposti, quanto vale la salute dei cittadini? È giusto tutelarla? E vorremmo che su questo fossero i cittadini a parlare, a esprimere diciamo, il loro parere, a darci un'indicazione. Stiamo facendo bene a interessarci di un problema così importante e delicato qual è quello della salute dei cittadini? O dobbiamo lasciar perdere, o dobbiamo chiudere gli occhi, come fanno molto probabilmente tante persone, tante istituzioni, tanti organismi che sono preposti ai controlli? Questa è la domanda. Vorremmo avere delle risposte per tranquillizzare i cittadini, perché è giusto che ognuno faccia il proprio dovere. Molto spesso fare il proprio dovere non è agevole, non è facile, è anche, diciamo, abbastanza complesso, però questo non ci esime o non esime chi lo deve fare dal non farlo. Tanto stiamo parlando di micotossine, ovviamente non è detto che quella partita di grano fosse, come dire, contaminata da queste micotossine, però è bene ricordarlo che ci sono circa L'ocratossina. 300, tra l'altro c'è anche l'ocratossina, però in questo caso si parlava di DON. Il DON è una micotossina potenzialmente pericolosa per la salute che fu individuata dal famoso oncologo Umberto Veronesi, uno dei big killer dell'alimentazione, quindi ovviamente è un problema da non sottovalutare, sentiremo anche il parere di un oncologo nei prossimi giorni. Noi faremo qualcos'altro, ci sostituiremo, andiamo avanti un'anteprima, ci sostituiremo a chi deve fare i controlli. E lo faremo nell'interesse pubblico. poi vedremo che cosa E verrà poi. vedremo i Speriamo risultati bene, infatti. pubblicamente, quindi Speriamo bene, vogliamo. renderemo pubblici i risultati.